pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Stay with you. Radio Stella Città. Ci vuole. E rientriamo in trasmissione per parlare degli ormai tesissimi rapporti tra governo Draghi e forze sindacali. Lo facciamo con Davide Leso. Buonasera. Buonasera. Allora, Davide Leso è sindacalista della UIL FIL. Allora, cos'è che divide il governo dai sindacati, in sostanza? Ma sostanzialmente nella complessività della manovra divide la mancanza di dialogo e sicuramente delle decisioni che sono state prese dalla politica senza interloquire con noi, insomma, sostanzialmente. E soltanto alcuni aspetti che abbiamo rivendicato sono stati, diciamo, in parte colti, però la strada è ancora lunga. Infatti il nostro segretario parla di complessività della manovra, insomma, che non è stata accolta non tanto, credo, dal governo Draghi, almeno da quello che rivela, ma dalla volontà della politica di non concedere quelle condizioni che i lavoratori rivendicano da anni. Certo. Però principalmente il vulnus, credo di aver capito, sia riguardo al fisco, alle pensioni e alla scuola. Perché si è creata questa, ad esempio, questa enorme difficoltà di dialogo su fisco e pensioni? Ma sicuramente le risorse che sono state investite, circa 8 miliardi, sulla riforma fiscale, da parte del sindacato, insomma, credo che ne erano state richieste molte di più. Questo qui, diciamo, è una prima fase. Poi era stato richiesto un intervento sul cuneo fiscale per far sì che si potesse dare una risposta a quello che è la situazione inflattiva in Italia e riportare dei soldi da subito sulle buste paghe, e naturalmente lavorare sul cuneo fiscale porta sia dei benefici inevitabilmente, non soltanto nella busta paga dei lavoratori, ma indirettamente anche nei datori di lavoro che vedono premiati i loro dipendenti senza fare un ulteriore sforzo, insomma. Sì. Altro punto dolente della trattativa tra governo e sindacati sulla manovra finanziaria sono stati i piani industriali e la precarietà del lavoro. In pratica voi avete detto, voi UIL e CGIL, no, poi parleremo dopo del caso della CISL, voi avete detto, ma tutte e due queste cose non possono essere declinate solo ed esclusivamente a favore del datore di lavoro. Perché questo governo è restio a far entrare i lavoratori a discutere, ad esempio, di un piano industriale generale per l'Italia? Che pure ci sarebbe bisogno, dato che stiamo parlando anche del PNRR. Sì, no, senza dubbio l'osservazione potrebbe essere calzante, tanto è vero che sia tutte le sigle diciamo confederali hanno parlato di una difficoltà di poter rappresentare i lavoratori dinanzi al governo, perché il dialogo è stato, diciamo, restio ad accettare, anzi di più dirò, a discutere quelle che sono le proposte del sindacato, che naturalmente sente la base, sente i lavoratori. Quindi ci troviamo paradossalmente su alcuni aspetti d'accordo con Confindustria, ricordando quello che abbiamo detto poc'anzi sul cuneo fiscale,
e ci troviamo in una posizione diversa con il governo, e questo sicuramente è paradossale, e questa politica incide anche sulle problematiche di natura contrattuale, laddove possiamo vedere sia nel privato che nel pubblico troviamo dei contratti scaduti, non rivalutati, in alcuni casi fermi ancora da più di 10 anni, e questo naturalmente pesa sulle buste paga e sulla possibilità anche di un paese di ripartire, perché come diciamo, se vengono aumentati i consumi si crea una situazione di investimento sbagliata e come un calesso per la coda, insomma, perché se le persone, e in questo caso i lavoratori che hanno il potere stipendiale, se questo potere stipendiale non esiste, naturalmente una persona non può consumare quelli che sono, diciamo, i prodotti dell'industria italiana, no? Certo, guardi, CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il 16 di dicembre, no? Decisione dalla quale si è sfilata la CISL. Immediatamente il segretario della CISL sbarra proprio a caldo, prima di consultare i propri organi, ha detto no, ma siamo pazzi, insomma, in un momento così grave per il paese, riferendosi alla pandemia, alla tematica della ripresa, eccetera, eccetera. No? Però quando si proclama uno sciopero generale non lo si fa mai, lei mi insegna, a cuor leggero, insomma, vuol dire che la situazione è arrivata a un punto di rottura tale che l'unico modo poi di farsi ascoltare è quello di mostrare i muscoli, questo perlomeno dal punto di vista dei lavoratori. Allora, in questo mostrare i muscoli, no? Quanto pesa l'assenza della CISL? Guardi, sicuramente uno sciopero generale non si fa in cuor leggero, credo ne abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione proprio con lei. Sì. E le motivazioni possono essere molteplici, e sicuramente uno sciopero generale va fatto nel momento in cui se ne sente la necessità, perché non sono sicuramente i segretari generali che lo decidono, ma è un impulso che parte da sempre dalla base. Dopodiché il senso di responsabilità della nostra componente, ma non solo, anche quella della CGIL, ha portato a esonerare quello che è la parte sanitaria dallo sciopero, per il motivo che lei, insomma, sì, per lei che ha detto, quindi ha un alto senso di responsabilità, ma sicuramente viviamo un momento di disagio per i lavoratori e quindi per le famiglie, ed era doveroso mostrare quello che lei dice, muscoli, ma sicuramente da parte nostra c'è la volontà di discuterne e magari tornare sui nostri passi fino, diciamo, all'ultimo momento. La nostra premura e la nostra necessità è quella di avere un dialogo. Poi le motivazioni che ci hanno portato a questa decisione è un documento, diciamo, di tipo unitario, insomma, dove anche la CISL credo abbia dato il suo contributo. Poi da rispettare la posizione che hanno assunto, poi non so se nel 18 loro faranno una manifestazione, quindi un atto di sofferenza anche da parte della CISL c'è, e poi naturalmente potremmo dire che ci sono delle incongruenze, però va rispettato quella che è la decisione di un'organizzazione sindacale importante, e come credo vada rispettata la nostra di portare in piazza quelle che sono le necessità dei lavoratori e il malessere, insomma, non certo del sindacato in se stesso come sindacato, ma come manifestazione dei loro iscritti e non, insomma. Certo. E cosa dovrebbe accadere per evitare questo sciopero generale? Cioè, quali sarebbero le cose minime che il governo dovrebbe concedere? Innanzitutto stabilire una linea programmatica su quelle che sono le nostre necessità dal punto di vista contrattuale e riaprire tutti quei tavoli necessari per migliorare quella che è la condizione lavorativa, nonché tutti quei discorsi legati alla pensione, che mi ricordo proprio con lei, sì, sì, ne parlarmo, dove si paventava questo sciopero generale,
oggi ci troviamo su un discorso di, delle pensioni che non è stato assolutamente riaperto. Sono state confermate delle condizioni, quali l'opzione donna all'APE sociale, in cui le risorse erano messe a disposizione sono minime, quindi con tutti i punti a sfavore e a sfavore di una condizione che non va a coprire l'intera platea. Dopodiché parliamo anche della necessità di trovare delle risorse per tutti quei lavori usuranti e creare le condizioni per poterli mandare in pensione. È recente il lavoro, insomma, non mi ricordo se è dell'INE, dell'IPS, insomma, comunque dell'organizzazione governativa, insomma, dove ha fatto una lista di quelli che sono i lavori usuranti e che sicuramente non possono arrivare alla soglia dei 70 anni per prendere una pensione, insomma. Quindi la riforma necessita, perché poi è una situazione che si lega, i giovani che devono entrare nel mondo del mercato del lavoro, che non possono, non trovano spazio minimamente, con difficoltà, e quindi la necessità di una strutturazione che la Fornero non ci ha dato, se non ha fatto aumentato quelli che sono i disagi delle persone che devono entrare nel mondo del lavoro, perché appunto, come dicevo, non c'è la possibilità di poter trovare un lavoro, insomma, anche per persone, insomma, che hanno studiato e che si trovano con un pezzo di carta in mano, ma che non riescono a spenderlo. Benissimo. Lei prima ha citato una cosa che su qualche aspetto, e l'ha definito anche lei paradossale, i sindacati si trovano d'accordo con Confindustria. Parliamo di questa cosa in relazione al governo Draghi. Draghi, insomma, non era un uomo legato ai sindacati, anzi sappiamo benissimo che lui è stato semmai sempre legato all'altra parte, no? alle forze datoriali. Però per ciò che riguarda questa manovra, anche Confindustria ha un sacco di lamentele, no? Il presidente di Confindustria è arrivato a dire in maniera anche abbastanza dura che questo governo non ha un indirizzo di politica economica, è arrivato a dire che è mancata una svolta, insomma, in questo sindacati, no? E Confindustria vanno d'accordo anche su una critica al governo Draghi. Sta tramontando la stella di Draghi, secondo lei? Guardi, questo sinceramente non glielo so dire, sicuramente, e qui non lo dico io, ma insomma ne so diverse persone molto più autorevoli di me, dicono che in questo momento la politica, questo governo di larghe intese sta avendo dei problemi nel assumere le proprie decisioni, ritornando anche alla riforma fiscale, insomma le critiche sono abbastanza, diciamo, mirate e precise in delle scale, delle aliquote che hanno portato a premiare dei redditi superiori ai 75.000 euro e non quei redditi, scusi, che pronto, mi sente? Sì. Ah, sì, non quei redditi bassi fino a 15.000 euro che oggi rappresentano una nutrita schiera di persone che tra i call center e altre situazioni non riescono, diciamo, a mettere il piatto in tavola, insomma. Quindi la politica sì, vive una crisi, non so, la decisione anche di quella di spingere verso il Quirinale Draghi possa celare, insomma, altre posizioni, insomma. Sì, una crisi ancora maggiore, dice lei, una vacanza di potere che danneggerebbe ancora di più, poi danneggerebbe sia il paese che il mondo del lavoro. Sì, questa debolezza politica si rivede poi sui tavoli, perché non si riesce ad avere una comunicazione, quando, come diciamo già altre volte, si arriva a scendere in piazza in questo momento delicato, vuol dire che in questo momento noi vediamo forse la punta dell'iceberg.
Benissimo. Del problema, naturalmente. Benissimo. Guardi, io la ringrazio di essere stato con noi, in bocca al lupo per tutte le vostre battaglie, e ricordiamo che Davide Leso è sindacalista della UIL FPL. Grazie ancora per la sua cortesia. Grazie a voi e arrivederci a tutti.